I Dire Straits sono nel ristretto novero di quelle band che hanno saputo coniugare bravura e fortuna. E loro furono eccezionalmente bravi. I Dire Straits sono la band adult rock oriented per eccellenza. Il miglior mix di fasce per il sudore e giacche della musica rock. La storia dei Dire Straits inizia a Londra, dove i fratelli Mark e David Knopfler si trasferiscono per dedicarsi alla carriera musicale. I due hanno già suonato in vari gruppi. Mark ha fatto anche il giornalista e l'insegnante. Mark Knopfler era andato all'università e si era laureato. Era diventato il critico rock dello Yorkshire Evening Post. Aveva sposato la fidanzatina del liceo e aveva divorziato molto giovane. Insomma, quando nacquero i Dire Straits, ormai era un adulto. Mark Knopfler ha una conoscenza così profonda della lingua inglese che i suoi testi sono ancorati a un luogo. E quel luogo è sempre la Gran Bretagna, che sia il West End londinese o la zona portuale di Newcastle. Ma in lui è forte anche l'influenza di un filone del blues americano. Mi riferisco ad un artista come Lonnie Johnson, un virtuoso della chitarra e dell'uso del riverbero. Knopfler voleva fondere l'ambientazione inglese con il sound del blues americano. Ed era una cosa che nessuno aveva mai fatto. I musicisti blues che accosto ai Dire Straits sono i musicisti blues britannici degli anni 60. Artisti come Eric Clapton e John Mayall. Non dimentichiamo l'influenza di J.J. Cale. Il cantante americano aveva uno stile laid back, rilassato, trattenuto, quasi un sussurro. Direi che è lui che ha influenzato il modo di cantare di Mark Knopfler. A Londra i fratelli conoscono il bassista John Hillsley e il batterista Pick Withers. Nascono i Dire Straits. Il nome Acqua alla gola riflette lo stato delle loro finanze. Incidono un demo con 5 tracce, tra cui Sultans of Swing. Sound of the river, you're stopping your whole everything. Sultans of Swing è una canzone molto interessante. Mark Knopfler vide suonare una band, i Sultans of Swing, in un pub di Ipswich, e scrisse una canzone su quella brutta esperienza. Che l'aneddoto sia vero o no, il brano sembra molto autobiografico, il che potrebbe essere un tributo alla sua abilità. Sultans of Swing si può leggere anche SOS, una richiesta d'aiuto. Competition in other places. Andarono da Charlie Gillett, il disc jockey londinese della BBC, e gli diedero un loro nastro, come facevano tante band, nella speranza di avere un riscontro. A Gillett il nastro piacque, lo fece ascoltare in radio e consigliò ad alcune case discografiche di mettere sotto contratto la band. Tempo 2 mesi e i Dire Straits firmarono con la Phonogram Records. Era il 1977, l'anno del punk, e le radio più tradizionali erano preoccupate. Il punk non gli diceva nulla, non lo capivano e temevano di essere messe da parte. Le sonorità dei Dire Straits si richiamavano a qualcosa di più convenzionale, qualcosa che quelle emittenti riuscivano a capire, qualcosa che potevano trasmettere senza minare gli ascolti. In parte è per questo che i Dire Straits si affermarono così in fretta. I Dire Straits si legano a un'etichetta britannica. La Warner, invece, distribuirà il loro album negli Stati Uniti. In America, Sultans of Swing raggiunge il 4º posto in classifica. L'album andò bene soprattutto negli Stati Uniti. In Gran Bretagna andava forte il punk. E quell'album, dalle sonorità così blues, non venne capito subito. Alla fine fu un successo. Ma negli Stati Uniti funzionò subito. Lo composero per quella platea.
Facevano musica minimalista, ma non era punk, anche se quelli erano gli anni del punk. Si ritagliarono una nicchia, un'area poco esplorata. La loro era una musica molto semplice, ma ben suonata, con molti virtuosismi, senza eccedere negli assolo di chitarra. La band produce subito un altro album, Communique, che si impone in tutto il mondo. Durante un'esibizione a Los Angeles vengono notati da Bob Dylan. Il leggendario cantautore chiede a Mark Knopfler di collaborare con lui al suo prossimo album. Dylan andò ad ascoltare i Dire Straits a Los Angeles. Ne apprezzò la musica e nacque un'amicizia. Ora, la situazione era questa. Quelli erano gli anni in cui Bob Dylan divenne un fervente cristiano e faceva dischi cristiani fondamentalisti. Knopfler non era mai stato un cristiano, ma il suono della sua chitarra poteva aggiungere un po' di calore all'asprezza lirica di Dylan. Era come spargere un po' di zucchero per mandare giù la pillola del cristianesimo fondamentalista che Dylan stava abbracciando a quell'epoca. Mark avrebbe prodotto uno degli album di Dylan. Spesso i testi di Mark venivano accostati a quelli di Dylan. I due artisti si alimentavano a vicenda a livello creativo. Mark Knopfler è molto tecnico. Allora i due potevano produrre album insieme come Infidels. Ed è a questo punto che il rapporto fra i due si incrina, perché Knopfler rinnegò l'album. Dylan ci aveva rimesso le mani e aveva cambiato qualcosa. Ad ogni modo, il tempo guarisce ogni ferita. E nel 2011 e 2012 sono andati in tour insieme. Insomma, è un rapporto duraturo. Credo che Dylan ritrovi qualcosa di sé in Mark Knopfler. Durante la registrazione del terzo album, Making Movies, David Knopfler lascia la band e il fratello ne assume la leadership. Il successo separa, il fallimento consolida. All'inizio siamo noi e la nostra bravura contro il mondo. Sapevano di essere bravi perché provavano e suonavano insieme di continuo nei pub di Londra. C'erano questi due fratelli, uniti dalla voglia di sfondare, di fronte a un mondo indifferente. Poi, in tempi rapidissimi, i Dire Straits diventarono una delle band più importanti del mondo. Sinonimo di blues rock mainstream. E Mark Knopfler venne alla ribalta. David, a quel punto, ebbe l'impressione che i fari fossero puntati su Mark. Si sentì un comprimario e volle intraprendere una carriera come solista, creare i suoi dischi. Il motivo ufficiale della separazione? Divergenze musicali, ma si dice sempre così in questi casi. O sei concentrato e preparato per un lavoro, oppure non lo sei. Mi spiace dirlo, ma non credo che David Knopfler fosse all'altezza. Forse non era ambizioso quanto Mark. Quando David Knopfler lasciò la formazione, vennero in primo piano le idee e i progetti di Mark Knopfler, che poté operare con più libertà, cambiando i collaboratori a piacimento, a parte il bassista John Ilsley. Insomma, ora era la sua band. Arrivano gli anni Ottanta e la band fa leva sulla nascente televisione musicale per lanciare Making Movies e i dischi successivi. A love struck Romeo. I Dire Straits cercavano di conquistare l'America, ma avevano un problema. Erano gli anni in cui decollava MTV. Bisogna ammettere che c'erano pop star più attraenti di Mark Knopfler. Nel video di Romeo and Juliet c'è un attore piuttosto attraente in scena mentre si snoda la canzone. Nessuno ha mai voluto dare a intendere che questo bell'uomo fosse Mark Knopfler. Ma tutti si sono guardati dal rendere esplicito che questo bell'uomo non fosse Mark Knopfler. E non dico altro. Juliet,
una mossa geniale affidarsi da subito a MTV. Avevano fiuto. MTV nacque nel 1981 e nessuno immaginava che sarebbe diventata un fenomeno, plasmando la cultura giovanile degli anni 80 e 90. I Dire Straits seppero rischiare. In MTV videro un'occasione e videro giusto. Fecero dei video interessanti e vendettero montagne di dischi. Niente male, una mossa davvero vincente. Mark si dedica anche a progetti al di fuori della band, tra cui la composizione di colonne sonore per il cinema. Knopfler è un giornalista, per cui è abituato a lavorare rispettando le scadenze. Sapeva scrivere su ordinazione, se necessario. Per scrivere colonne sonore servono questi due requisiti che lui aveva. Le sue colonne sonore sono molto particolari. Last Exit to Brooklyn è struggente come il romanzo e il film. La musica di La storia fantastica è magnifica. Local Hero è la cosa migliore di quel film, e parliamo di un ottimo film. Local Hero è una grande colonna sonora, perfetta per quel film. Un bellissimo film del cinema britannico. Ci si aspettava che passasse inosservato, e invece fu un successo. C'è qualcosa dei Dire Straits, o della canzone di Mark Knopfler in Local Hero. Il vecchio sulla spiaggia si chiamava Fulton McKay, che non vuole vendere la terra. Sentimenti, contesto e musica si incastrano alla perfezione. Senza i Dire Straits, Mark Knopfler sarebbe stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore. Mark scrive anche per altri cantanti. Tina Turner trasforma Private Dancer in un grande successo. La canzone era stata esclusa dall'album Love Over the Gold. Adoro Tina Turner e Private Dancer. Non credo che la canzone di Mark Knopfler avrebbe funzionato se l'avesse cantata lui. Mark ha fatto bene a darla a Tina. Il punto di vista è quello di una donna, una ballerina. Non era adatta a lui. Alla ricerca di una migliore qualità del suono, Mark si rivolge alle nuove tecnologie digitali per un altro lavoro dei Dire Straits. Brothers in Arms viene registrato su nastro digitale e viene destinato al mercato dei CD. Fu uno dei primi album a uscire in CD. E la raffinata produzione digitale si adattava perfettamente ai tempi. All'epoca, infatti, si producevano molti impianti audio digitali high-tech. La gente li acquistava. E ci teneva molto alla qualità del suono. Il disco andò bene in radio. Contiene degli ottimi brani, non c'è dubbio. Ma beneficiò anche dei costumi di quegli anni. Il disco era l'ideale per i costosi impianti stereofonici delle auto. A quel punto i Dire Straits erano una band affermata. Tutti li amavano. Erano la colonna sonora della vita di tanti. Brothers in Arms ebbe un enorme successo. È un gran disco, ti prende, e ha dei grandi riff di chitarra. Money for Nothing diventerà uno dei loro singoli più apprezzati. E il video sarà uno dei più visti su MTV. Il video è un classico di quegli anni. Ci sono tutti quei colori fluorescenti. E poi c'è quel riff di chitarra, che è un po' grezzo, ma decisamente irresistibile. Sapevano che il video e il riferimento a MTV nella canzone gli avrebbero garantito di vendere montagne di dischi. E così fu. Il video è bizzarro, come la canzone. Pensate al forno a microonde, ad esempio, ma l'insieme funziona. Il pop migliore è quello un po' bizzarro.
Era una canzone intelligente, perché da una parte diceva che era assurdo buttare i soldi dalla finestra e dall'altra celebrava la cosa. Era molto anni Ottanta. Brothers in Arms diventa uno degli album più venduti di tutti i tempi. A oggi ha venduto 30 milioni di copie, ma il successo porta al primo scioglimento della band. A volte tutto quello che tocchi diventa oro e non ci puoi fare nulla. Ed è quello che hanno fatto loro in questo caso. Non c'è una nota fuori posto. C'è la gioia di Walk of Life, la disperazione di Your Latest Trick. Ci sono i testi molto visuali di Knopfler e il sound è eccezionale. Un sound davvero unico. La tematica del disco faceva presa sulla platea degli operai americani. Tutto, a cominciare dalla title track, alle montagne avvolte nella foschia, alle tirate di Money for Nothing, parlava all'americano medio. Il problema di Brothers in Arms è che, come tanti dischi, diventò una specie di registratore di cassa. Si parlava di quante copie vendeva, di quanti biglietti faceva vendere nei tour. Insomma, diventò una messe di statistiche. La musica passò in secondo piano. Divenne una merce qualunque. Penso che Knopfler e soci non ne potessero più a quel punto. Il tour andò avanti all'infinito. Ed è per questo che si presero una lunga pausa. In un'intervista, Mark disse che non ci teneva ad essere il più celebre. Voleva essere il migliore a livello musicale. Di tutto quel successo non sapeva cosa farsene. Mark scioglie la band e si dedica ai progetti come solista e alle colonne sonore. Ma 3 anni dopo annuncia che i Dire Straits sono al lavoro su un nuovo album. On Every Street riceve però critiche contrastanti. Il pubblico aveva chiesto a gran voce che i Dire Straits dessero un seguito al loro più grande successo. Ma On Every Street non venne composto per ricalcare quell'affermazione. Non era male, ma venne stroncato senza pietà. Furono tempestivi, seppero cavalcare l'onda. Ma naturalmente a un certo punto l'onda si infrange e bisogna prenderne un'altra. L'onda che i Dire Straits avevano saputo cavalcare così bene, per puro caso o per loro capacità, si era infranta, si era chiusa un'era. On Every Street uscì nel 1991. A quell'epoca erano fuori moda. Il sound degli anni Ottanta che loro avevano reso popolare, il rock destinato agli adulti, il cosiddetto AOR, non erano più in voga. Il pubblico cercava qualcosa di più heavy, di più grezzo. Così l'album non venne accolto nel migliore dei modi. Se non fosse venuto dopo Brothers in Arms, avrebbe ricevuto delle lodi. Non esagerate, ma comunque delle lodi. Mark Knopfler non amava che gli si mettesse fretta. A parte gli esordi con i Dire Straits, lavorava con calma. Prima di riunire i Dire Straits, aspettò che la tempesta della notorietà scemasse e fece un album degno dei precedenti. I Dire Straits si sciolgono nel 1995. Mark decide di concentrarsi sulla carriera da solista. Mark Knopfler non ha bisogno di resuscitare i Dire Straits. È un artista che fa 80 serate alla Royal Albert Hall. Per cui non ha alcun motivo ragionevole di ricostituire i Dire Straits. Gli ex membri hanno formato un'altra band, gli Straits. Hanno un seguito, fanno dei tour.
Ma in fin dei conti è la band di Mark Knopfler e lui non vuole riaprire il discorso. Porta avanti i suoi progetti più vicini al genere folk. Le sonorità degli ultimi due album sono molto intime. È in questa direzione che va la sua creatività. Hanno fatto 6 album. Hanno un bel canzoniere. Tutti i lavori sono magnifici, ma ora è finita. Mark Knopfler va avanti da solo. E così la voce di quella band risuona ancora.